Cambia passo l'ASL di Teramo in fatto di assunzioni. 91 nuovi operatori sociosanitari, vincitori di concorso, prenderanno servizio a tempo indeterminato nel prossimo mese di maggio. Ed è già partito il concorsone per selezionare e contrattualizzare decine di nuovi infermieri. La sanità teramana torna dunque ad assumere dopo il blocco degli anni passati, quando a causa dell'applicazione del piano di rientro l'Abruzzo non ha potuto fare assunzioni. Ora invece negli ospedali è possibile. Abbiamo portato avanti 91 assunzioni, ulteriori ne porteremo avanti, faremo partire anche il concorso per il comparto per quanto riguarda le graduatorie infermieristiche, credo che sia un passaggio importante ed è dovuto al fatto che i conti tornano in relazione al fatto che abbiamo avuto un risultato di 14 milioni di euro migliore rispetto ai patti sottoscritti con il governo e allo stesso tempo abbiamo raggiunto per la prima volta nella storia di questa regione non solo l'adempienza sui livelli essenziali di assistenza ma addirittura un punteggio di 181, piazzandoci davvero molto bene rispetto alle altre regioni. Insomma, la sanità sta migliorando e riesce anche a abbassare l'età anagrafica del proprio personale. Ulteriori investimenti sul personale potranno essere garantiti anche nel prosieguo del prossimo anno. Il direttore generale dell'ASL di Teramo, Roberto Fagnano, nel complimentarsi con gli OS neoassunti, ha chiesto loro più sorrisi in corsia e migliore comunicazione con i pazienti. Che vuol dire essere un OS? Diciamo che è una propensione naturale che una persona, perlomeno io, è una bella soddisfazione essere arrivata per prima ed è veramente un bel lavoro, gratificante direi. L'ultimo passaggio dell'assessore regionale alla sanità Silvio Paolucci è stato poi sul presidio unico di Teramo. È fondamentale realizzarlo, ha dichiarato Paolucci, per migliorare sempre di più le prestazioni sanitarie all'utenza. Sull'ubicazione del futuro ospedale sarà però il territorio a decidere.